Olè, eccoci qua. Arrivo, eh. Eccomi. Allora, vi faccio vedere una cosa. Guardate. Cos'è questo? Il pupazzetto di Kyo Kusanagi. Allora, si ricomincia col punitore perché finalmente utilizzo un DualShock per giocare. Questo vuol dire che ho le due levette analogiche che sono necessarie per giocare a questo titolo. In più, adesso ho capito come eliminare i rallentamenti nel gioco. Andiamo dunque a farci partitona al punitore. Mortal Kombat 11 l'ho già giocato. Ok, ah no. Ok, adesso ho capito. Beh, non è facile praticamente, devo impostare un qualcosa, non so cosa esattamente. Andiamo a ricominciare perché andiamo a cancelliamo tutto. Ci chiamiamo semplicemente Bad. Anzi, Bad Cat. Va bene, dai, Bad Cat. Oh, comunque, meno male, oh, meno male, guardate che. Meno male, guardate L'ultimo proiettile. che. Che hanno sistemato anche giusto, ma giustamente, cioè, il controller DualShock, come mai. Devo morire anch'io. Ero Cioè, pieno di dove rabbia. devono farlo funzionare il controller DualShock, come è possibile, ma Non riesce a riesco far a capire. funzionare il controller DualShock su un emulatore PlayStation 2. Ovviamente DualShock 4, però è sempre importante perché ormai il DualShock 2 non lo utilizza quasi più nessuno. Anche perché in realtà vi dico, quando io usavo il DualShock 2 con adattatore non andava tanto bene, perché gli adattatori in realtà erano difettosi. Non tutti lo sanno, ma molti adattatori erano difettosi e praticamente cosa succedeva? Sì, a volte non te ne accorgevi perché per saperlo dovevi provare diversi tipologie di gioco. Io me ne sono accorto con un titolo, Pac-Man World 2, Ha ucciso la mia visto famiglia, che i non suoi riuscivo a amici, fare alcune azioni, la Peach. Mi ha dato una ragione per vivere. saltava Sono male, condannato saltava troppo a passare basso. la loro Diceva, ma vita, a sembra morire. strano, non riesco a raggiungere questa zona. Poi È ora di muoversi. ho scoperto che Takagi l'ha era un eliminato. Nagato problema si proprio sarebbe vendicato.
dell'adattatore per lo Shock 2. Vorrebbe fa caldo. Caldo, ci vorrebbe un refrigeratore. Ok, andiamo. C'è una casa dove si spaccia vicino al mio appartamento. A quel posto serve una ripulita. A me un po' di pratica di tiro. Spiritoso, eh? Ora switchiamo. Con il Vulkan Render. Benvenuto a Riker, Castle. La sistemazione è di tuo gradimento. Sono il detective Soap e questo è il tenente Richtofen. Ultimamente hai molto tempo libero, Castle? Quante persone hai ammazzato nelle ultime settimane? Non saprei. Ci sono state molte esplosioni. E cosa ci facevi la notte scorsa nel Takagi Building? Ok, adesso facciamo un passo indietro. E vediamo dove ci porta la serie di cadaveri. Ad ogni modo, ti è stato assegnato un avvocato. Facciamo due chiacchiere in sua attesa. Torniamo a 3 settimane fa. Sei vicino allo spaccio di droga a fare cosa esattamente? A far fuori un bel po' di criminali, pare. A quanto ammonta il conto dei cadaveri? Aspita. Obitone. E togliti dalla strada, idiota! New York City. Dimenticate tutto quello che avete sentito dire riguardo alla nuova New York. Bella così la grafica, eh? Ma adesso buonasera, Wonderboy 112233. Il parco è pieno di turisti. Guarda un po', cosa ne pensi? Piace? Indovina chi è? La vecchia New York è ancora lì, sotto la superficie. Di chi stiamo parlando? Chi è questo personaggio qui? Sei indifeso, con il mondo libero di mangiarti l'interiore. Solo perché la città ha cacciato i suoi mostri. Li ha cacciati da Brooklyn e dal Bronx. Non credere che il posto sia cambiato. Non nel cuore. Io Kusanagi. Detto accadere a New York. Nessuno tenderà la mano. Non si vede, vabbè. Questa feccia ha bisogno di una ripulita. Oh, perfetto, funziona perfettamente, benissimo. Ehi, bella, cosa fai? Dai, molla questa maledetta borsa. Ok, adesso si gioca finalmente. Interroghiamo, eh. Pare che ci sia qualcosa che vuoi dirmi. Lasciami, figlio di puttana. No. Ehi, mi fai male, stronzo. Chiedi a Damage, è lui che comanda qui. Così impara. Ehi, tu sei il punitore. Grazie, amico. Per cosa? Per il gioco? Mi hai salvato la vita. Giusto. No, ti prego. Merda, l'hai ammazzato. Che botta. E tu sei il prossimo. Dove sono i soldi? Non lo so, lo sapeva Bernie, ma tu l'hai ucciso. Allora non c'è. Bernie Lomax. Vediamo un po', Entriamo dentro, vediamo un po' chi c'è. Oh, finalmente si gioca bene, miseria, oh, finalmente si gioca bene. Ok,
Ok, interroghiamo, vediamo un po'. Interroga. Chi è il capo? Fanculo, stronzo! Risparmiami la tua merda! Damage controlla tutto! È su al terzo piano! Ok, che facciamo? Lo salviamo o lo ammazziamo? Wonder Boy, che dici? No. Nessuna pietà. Chiusa. Ehi, Maurice! Dove diavolo sei? Oh, merda! Cucù! Sei il punitore! Esatto, sono io. Sono io, amico. Parla o te ne pentirai. Non ho niente da dirti. Stai bluffando. Merda, voglio solo farmi. Che c'è di male? Va bene. Va bene. No. Il punitore non ha pietà di nessuno. Rilassati. Non abbiamo niente da temere. No, eh? Oh. Ti è piaciuto? Alziamo un po' l'audio, adesso si fa interessante. Oh, finalmente si gioca bene, miseria. Tu chi sei? Che stai facendo qui? Che sono sti fornelli? Te lo diamo, va. Pare che ci sia qualcosa che vuoi dirmi. Non so niente di importante. Parla con Damage, all'ultimo piano. No. Vi ho dato la paga, vi ho dato. Adesso preparatevi per tutto il resto. Cosa? Hai detto? Vuoi combattere contro il punitore? Ma come ti permetti? C'è nessuno? Il modo migliore per eliminare questi qua è un bel colpo in testa. No, scherzo, non datemi retta. L'avete voluto voi, eh? Dove sei? Dove sei? Vieni fuori. Si nascondeva dietro il televisore 55 pollici. Vediamo un po' qua sotto cosa c'è. C'è il tizio che era stato ammazzato. Purtroppo per voi non c'è trippa per gatti quando c'è il punitore. Come sai, non posso guardare in faccia a nessuno.
Chi sei tu? No! Qualcuno ti aspetta nell'altra stanza. Oh. Ah sì, eh? Pare dimmi che ci un sia po' qualcosa che vuoi dire. Che cazzo hai che non va, amico? Questi non mi dicono niente. Sono innocente. Gente, gente, gente. Continua ad esserlo. Vediamo un po' di fare un po' di tiro a segno con le bottiglie. Non serve a nulla praticamente. Vediamo un po' qua se cosa c'è. Ok. L'hai voluto tu, ma... Ciao. Volevo divertirmi un po' a fare tiro al bersaglio perché con questo controller va meglio. Cazzo, no! Una mano schifosa, hai perso. Già, una delle mani peggiori che poteva capitare. Mi dispiace, amici, non posso guardare in faccia a nessuno. Merda, il punitore! Para quel bastardo! Ma come fa il punitore a essere così resistente ai colpi? No, non c'è bisogno di entrare in modalità massacro. Questi vermi li elimino io, stile Tex Wheeler. Tutti i pesci vanno fritti. Cioè, è terribile avere a che fare con il punitore, eh? Non ha pietà di nessuno. Finalmente riesco a giocarci, veramente con le vecchie impostazioni dell'emulatore non riuscivo, meno male. Magari è la volta buona che riesco a finirlo questo gioco. C'è nessuno? Arrivo, eh. Comunque devo anche switchare, praticamente devo switchare tra due modalità di render. Perché alcune schermate... Sì, emulatore. Troppo tardi per i soldi, verme. Sì, questo qua è un emulatore, però avevo veramente dei problemi. Poi per fortuna, a quanto pare, insomma... Tu sei il punitore. Grazie. Ok, vediamo un po', eh. Questa è per PlayStation 2, ma esiste anche su PC, però non è la stessa cosa. Perché su PlayStation 2 puoi usare DualShock e praticamente puoi interrogare le persone usando le levette analogiche. Nella versione PC invece devi usare il mouse ed è una cosa difficile e poi anche noiosa. Qui invece quando interroghi, colpisci, no? C'è la vibrazione, è molto più divertente. Vediamo cosa c'è di buono. No, non c'è nulla, c'è il fornello acceso. Niente, spreco di gas. Adesso non dovremmo sprecare il gas. Non ce lo possiamo più permettere. È un buon gioco, alla fine sai cosa ricorda questo gioco? Max Payne. Dove hai nascosto quella droga? No. Vediamo un po' cosa facciamo. Interroghiamo. Ecco, in questo caso, no? Premendo l'analogico. Cosa che vuoi dirmi? E poi c'è la vibrazione. Tutte mani di dosso. All'inferno,
punitore! Praticamente vibra il controller. Vanno fuori da una finestra come gli altri. No, vabbè, dai, risparmiamolo, va. Meglio non essere cattivi. Puoi alzarti ora. No! Vai via, vattene! Stai qui, non preoccuparti di sparare. Pong. È il finitore. Perché devo lasciarti vivere? Non tratto droga, amico. Io ci vivo solo qui. Ok, ok, spaccio droga. Lasciami andare. Posso parlare coi tipi della 2B per te? Non spararmi. Ah, diavolo, amico, non uccidermi, non ho fatto niente. Sei un tossico e un perdente. Sono dipendente, non è colpa mia. Fatti curare. Salve, disturbo? Ma non dovevano... Che sono questi di ferro? Sono. Vediamo se lo riconosci, Anfidrap. Non so se ci sei ancora. Chi è questo personaggio? Comunque, trattasi di un personaggio dei giochi di combattimento. Kyokusanagi. Andiamo avanti. C'è nessuno? Vieni qui. Kyokusanagi. Carino, eh? Avevo anche Shingo, ma l'ho regalato. L'ho regalato a una, ma non lo so nemmeno perché gliel'ho regalato. Sono così fatto che vedo un uomo enorme in trenza. Lo vedo anch'io, forse è vero. Dovremmo nasconderci, amico. Vediamo, eh. Ehi! Ma chi è che spara? Hai una certa reputazione, non hai le palle. Ok, vediamo un po' la modalità massacro cosa. Vediamo questa modalità massacro cos'è. Non è servito a nulla, boh. Questi sparano. Ah, ecco. Niente, sempre nei bagni vado a finire. Disturbo?
Vediamo, interroghiamo. Parla o te ne pentirai. Stai bluffando. Merda, vai a solo farmi. Che c'è di male? Vabbè, no. C'è nessuno? Permesso? No. Il punitore è qui, prendetelo! Non puoi colpire la feccia! Che te ne pare della mia mira? Violenza, violenza! Oh! Che ti fermi a ricaricare? Oh! Tanto lo so che lì, se lì è inutile che giochi. Ancora? Che vita schifosa. Cosa pensavi veramente? Ah, devo salire? Ah, devo salire le scale. E invece sì, li ho salvati entrambi. Ah, ecco. Grazie, amico. Vabbè, andiamo. Ancora? Ma quanti siete? Oh? Vabbè, interroghiamo, dai. Soffocamento. Se vuoi vedere. Lasciami, stronzo! Non so niente! Il boss finale è John Travolta come nel film? Non lo so, perché ancora non l'ho finito. Purtroppo per problemi vari, no? Vari problemi di emulatore, di controller, eccetera. La polizia sarà qui. Non sono mai riuscito a completarlo. Perché poi non bastano mai. Praticamente rallentava, insomma. Adesso per fortuna sono riuscito a trovare un modo per impedire che si metta a rallentare, poi adesso devo switchare anche, perché a volte funziona solo in modalità software. Insomma, ancora non è proprio al massimo, però meglio di prima sicuramente. Prima qui rallentava di brutto. Non riesco a... mi dimentico sempre... ah, ecco come... dimentico sempre come ci si abbassa. Però non è difficile, perché comunque... è questo il tipo, vero? Ne volete ancora? Vi basta? Proprio non gli basta a questi, vogliono proprio le botte. Indietro, non ho paura di te. Aspetta, mi arrendo.
Ti arrendi, eh? Vediamo, dai. Ciao, Damage. Parla, morirai, Damage. Forza, uccidimi. Mi sono caduti i soldi. No, l'ho ucciso per davvero. Adesso non so che cosa. È finita. No, non volevo ucciderlo. Dannazione. Oh, la prima volta che sono riuscito a fare primo livello senza problemi grafici particolari, senza rallentamenti. Adesso sì che è un piacere giocare. Certo, ci è voluto del tempo, ma io poi la PlayStation 2 ce l'ho in realtà, ma non ho voglia di utilizzarla. Eccola qui, come vedete è qui la mia PS2, eccola qui. Come potete vedere è tutta... Quindi come vedete ce l'ho, però non mi va di utilizzarla, non lo so. Non mi va. Andiamo avanti. Nelle rive facciamo un altro pezzo. Attività illegali di ogni tipo. Questa mi interessa particolarmente. L'auto che ha cercato di investirmi è registrata a nome di questa rimessa. Così non metti i trovi i cavi sulla scrivania. Non ho capito. Non lo so, sarà che l'emulatore comunque... Ah, così non è troppi cavi. Morti, no, ma comunque rimane lì, però... Un edificio finito in pezzi per poi farti beccare. Però... Una tragedia di proporzioni epiche, direbbero molti. Dai, un piacevole pomeriggio in ufficio. L'emulatore magari c'è l'anti-aliasing, ci sono delle cose... Così stai che migliorano la grafica. Per lavoro ben fatto, quando un bastardo cerca che di poi questo emulatore, diciamo, è stato fatto proprio male. Ha iniziato male questo emulatore in realtà. Perché sicuramente poteva essere fatto meglio. La targa SM129, ma non l'hai mai comunicata alla secondo me hanno iniziato quasi per scherzo a farlo. Mi interessa beccare gli assassini, figurati pirati della strada. Non so quanti anni sono passati ormai. Ma qualcuno ti ha aiutato a rintracciare la targa. E che ogni gioco andrebbe Hai scoperto che l'auto era registrata presso un rivenditore della 96esima. L'unico esistente, BCSX2. Rubate. Accusa che l'avvocato del proprietario nega, ovviamente. Anche se il proprietario non sembra essere più tra i vivi. È l'unico, sì. È l'unico. Più o meno sì. Rubano 100 auto al giorno. Forse ce n'è un altro, però è ancora peggio di questo, credo. Non è stato portato avanti, perché poi quando creano un emulatore, dopo tutti quelli che ci vogliono lavorare finiscono insieme. Un po' come per il MAME, no? Quando è uscito il MAME, poi... Adesso pare che ci siano 200 programmatori che seguono il MAME. Però sinceramente il MAME non è che mi faccia impazzire. Cioè, con i giochi fino al 1990 va bene, ma tutto il resto, insomma. La targa dell'auto che mi ha fatto impazzire. Ok, si ricomincia? Si ricomincia. Fine dei proiettili!
sì, ma MMS è diventato troppo pesante. E poi guarda, lasciamo stare, io ho provato il Creative Vision, ma porca miseria, ma com'è possibile che ancora non sono riuscito a sistemare un sistema di quel genere? Cioè, con tutto il rispetto, no, ma com'è possibile che tutti questi che stanno dietro al MAME non riescono a sistemare decentemente un sistema? Vediamo un po' come mai, dove lo porto questo. Questo qua cosa ha di speciale? Che devo farci con questo? Perché va il teschio? Secondo me va il teschio questo qui. Dove lo devo portare a questo qui? Oh. Dobbiamo interrogare, dai. Chi è il capo qui? Forse che muori, bastardo! Merda! No! Fermo! Carlo Duca! Carlo Duca! Adesso però è possibile ancora scaricare le due versioni. Per esempio c'è un MAME che si chiama Arcade e poi c'è il MES da parte. Quindi praticamente anche se sono venuti due progetti, poi in realtà è possibile scaricare le... continuare a scaricare le due versioni. Ah, così mi posso abbassare. Ah, mi posso abbassare sia così che così. Ah, così posso. Ah no, la modalità. Ehi, Joe, passami quella chiave. Per i vecchi arcade preferisco usare il Retro Arc con il colore del Final Burn. Ma anch'io preferisco usare spesso il Final Burn, però anche il Final Burn a volte... Sono solo un camionista, non lo voglio morire! Cosa contrabbandare? No, non lo farai! Non puoi! Pezzi di ricambio! Solo... io smonto solo le macchine! Non so come loro usano i pezzi! Ti prego, lasciami andare! Bloccato il progetto Final Burn, è fermo da anni. No, non è fermo da anni. Adesso esiste il Final Burn Neo. Esiste. Tu quale Final Burn usi? Ma questi da dove sparano? Oh, non ci sto più a capire niente. Cosa stai facendo qui? No, ti prego,
Sono qui solo per prendere un carico. E non sai cosa c'è nelle casse? Non sei nessuno. Io so che c'è qualcosa. Poi io non ci capisco niente, vado avanti. E là, che pulzella. Perché lavori in una rimessa? Non so cosa fanno qui, è un lavoro come un altro. Trovati un altro lavoro, questo posto oggi chiude. Parla, amico. Non dirò niente, stronzo. Carlo ti ucciderà per essere venuto qui. Va bene. Sono buono, non li ammazzo tutti. Pezzo di merda, dammi la mia bibita. Smettila di picchiare, idiota. In quelle condizioni non funziona. Ci farai così. Fa sentire che ti muovi. Ok. Allora, questo qua, interroghiamolo. Di qualcosa per salvarmi la vita. Ehi, che stai facendo? Troppo scemo per sapere qualcosa. Io metto solo la droga nei pezzi delle auto, amico, non uccidermi! No, c'è ancora il progetto Final Burn, si chiama Final Burn Neo. Se cerchi tra i core di RetroArch, c'è Final Burn Neo. Tu quale Final Burn usi? Bel negozio, tanti bersagli, tante pallottole. Merda, Bobby, cosa facciamo? Impunità! Devo ricaricare! Sei nella merda fino al collo, amico! Eccoli, arrivano. Sono arrivato qui. Un secondo. Ma non si gira, si gira lentamente. Coprimi, pezza di merda. No. Ma sì, provalo, vedrai. Final Burn Neo è più aggiornato. Il furto di auto è roba piccola per gli gnucci. Deve esserci dietro qualcosa. Chissà se riesco a far cadere questa roba. Ecco, forse... No, ma è su RetroArch, eh? No, no, ma è su RetroArch Final Burn Neo. Non c'è bisogno che butti RetroArch. Però, boh... Io usavo RetroArch perché... Inizialmente lo usavo per...
perché praticamente esisteva, cioè a un certo punto, no, dopo EPSX non era più uscito un emulatore di PlayStation decente. L'unico che andava bene era si chiamava Beetle PSX HV. E quindi volente o nolente sono passato a RetroArch, perché che poi in realtà è il Medenafen, però che sfrutta la scheda video, e così mi sono trovato costretto a usare questo RetroArch, dove c'è anche il Final Bar Neo, perché cioè, inizialmente esisteva il Final Bar normale, Final Bar Alpha, però poi l'autore ha ceduto i diritti alla Capcom inglese per inserire l'emulatore su un arcade stick con scritto Capcom. Così facendo, tutti gli altri collaboratori del progetto, il progetto era gratuito, gli altri collaboratori del progetto si sono sentiti traditi, hanno deciso di staccarsi creando il Final Bar Neo. Questo Final Bar Neo è disponibile sia in versione normale che sia in versione core per RetroArch. Oh, guarda che bello. Io devo dire che adoro gli alberghi, non so perché. Invece l'atmosfera si crea negli alberghi. Non so se vi ricordate Sogni mostruosamente proibiti, no? Con Paolo Villaggio. Mi ricordo che lui non so, era fidanzato con una ragazza, con una donna che aveva un albergo, l'albergo Nosferatu, se non sbaglio. Com'è arrivato? Ma quanti siete? Io come faccio? Il caricatore è vuoto! Prendi! Mi sono stufato, in effetti forse col mouse era anche meglio, però gli interrogatori vengono meglio con... Eccoti qua, ti sei arreso, eh? Allora, vediamo un po'. Colpo al volto. Oh, amico, me la sono fatta addosso. Cosa vuoi sapere? Io so un sacco di cose. Sono solo un soldato. Ok, possiamo... Sei nell'esercito sbagliato. Gli gnucci ci sono dentro fino al collo. Nessuno vuole farti del male. Male, vero? Prendi questo, stronzo. Come si fanno a lanciare le bombe? Non mi ricordo, boh. So che sei lì. Esci fuori lentamente. Da questa parte. Tutto. Come si fanno a lanciare le granate? Che non ricordo più. Non c'erano le granate, no? Ah. Fammi seguire fino a qui.
Oh, che fai? Aia. Stai per morire. Oh no. Adesso mi sono incavolato. Possiamo farlo fuori. Non sei nessuno. Ok, vediamo un po', eh. A te dove ti metto? Dai, dove vuoi che ti metto? Ancora. Spero che ti devo interrogare con calma, vediamo, no? Chi è il capo qui? Toglimi le mani di dosso, stronzo! Io non lo so! Fermo! Carlo Duca, lasciami andare e ti porto da lui! Ok. L'ufficio, ok. Ma ci sono zone affollate prima di arrivarci. Allora, come ci si arriva, dai? Ma vieni, allora dov'è questo ufficio? Prendiamo quel bastone. Il tuo culo è fortuna. Ti arrendi, eh? Pensa qualcosa di utile da dirmi. Dai, lasciami andare. Io non ti ho fatto niente. Aspetta, le armi sono di sopra, dopo il garage, e il codice è 187. Va bene. Cioè. Parla, amico. Lasciami andare. Lavoro con gli gnucci solo da ieri. Vabbè, ho voluto essere buono, eh. Sbrigati a morire. Ehi. Hey. 187, sarà un caso. Come si lanciano le granate? Ah, è così. Oh, merda. Ok, oh, ancora. Chi è? Chi è che spara? Accidenti, dannazione. Quanto rompete pure da lì, eh?
come? Niente, non ci arriva Fellini. Ah, attivando quello avrei fatto cascare quel tizio da lì. Quindi in pratica non c'era bisogno in realtà di... Adesso basta, vai. Ma quello si arrende, eh? Basta, adesso vediamo un po' questo qui. Te la sei voluta. Ma dove devo andare? Uff, ma insomma, non sai imbucare la... Forza, la resa dei conti. No! Complimenti! Guarda quanti bei computer! Strano, avrei detto di aver beccato pure lei. Per errore. Un po' arrabbiati, eh?
Ok, vediamo. Sono un po' stanco. Forse era meglio avere, che so, una pistola. Aia, ma che... Che è sta roba? Ah, è quello per i rotoli. Ah, la mitraglietta è fantastica. Scusate. Aggiungi un soggetto e un verbo e avrai una frase. Tu dovresti essere morto. Questa l'ho già sentita. Accomodati pure. Gnucci, Luca, perché sono qui? Qual è il collegamento? Ti prego, io prendo solo ordini da Bobby Gnucci. Non farmi del male. Parliamone fuori. Qui dentro cominciamo a stare stretti. Ti prego. Vabbè, vediamo un po', interroghiamo questo signore. Dimmi di te e degli gnocchi, Duca. Io so solo che si chiama Bobby. Non so nient'altro di lui. Parlo con Bobby solo ogni tanto, tutto qui. Bobby è il mio capo. Lui raccoglie i soldi e mi dà la mia parte. Vabbè, va bene, va bene. Va bene. Va bene, dai. No. Ok, allora, ah, continua, va bene. Ehi, cerchi qualcosa, Tommy? Il puritone! Ti è piaciuto? Ehi, ancora. Ti fa giocare in piattino. Eh sì. Ciao Marco Mastro. Ma non esplodono? Ah, esplodono, ah. Ma esplodono sti bidoni. No, ti ho visto prima, sai, in live. No, PS2.
Stai per morire. E lui, spara! Sei morto, idiota! Sto arrivando! Idiota! Dai, non nasconderti! E adesso? Aiuto! Venite! Il tuo culo! Oh, ma che... Accenditi se sparano. La gru potrebbe tornare utile. È bello. Secondo me è bello. Ricorda Max Payne. Sono dentro. Porca miseria! Disturbo? Come faccio qui? Che strategia studiare? Non si sa. In effetti è simile. Poi mi piace la cosa dell'interrogatorio. Oh, questi proprio. È l'unico modo per vincere, andargli addosso, perché questi si nascondono. L'unica cosa che mi piace di qui è che c'è l'interrogatorio. Lo puoi fare con le levette analogiche. Il duca era solo una pedina negli affari degli gnucci. Ma farlo fuori avrebbe comunque intaccato le loro attività. E avrebbe fatto incazzare Ma. Comunque, una buona notte. Ah, sì. Sicuramente. Bello, Max Payne in un certo senso è il gioco che mi ha fatto conoscere i PC. Lo giocava un mio amico spesso. Ah, l'interrogatorio? Beh, se vuoi ti faccio vedere. Andiamo avanti. La famiglia Gnucci ora è sulla mia lista. Bobby, il figlio di Ma, usa il bar Lucky come un ufficio, controllando da lì i traffici di droga e prostituzione. È un bar per poco di buono. Stanotte Bobby ha chiuso. Ho anche la versione PC, però l'interrogatorio nella versione PC non è divertente. Qua si controllano le vette analogiche, più fa rumore quando colpisci, no? È il mio bar preferito. È divertente. Bobby Gnucci deve fare. Invece lì devi usare il mouse, non riesci a ottenere la stessa cosa.
Se solo fossi venuto da me prima, Tony, forse potevo aiutarti, ma messa così. Signor Gnucci, per favore, non succederà più, lo giuro. Stai calmo, non fissarli, non guardare, smettila di sudare. La grafica comunque è bella. Bobby ha il Kevlar sotto il vestito. Ecco, praticamente no, da quindi qui dovrà colpirlo in testa. Ehi, credi che Daredevil avrebbe battuto Sonny Corleone? Sei un idiota, Daredevil è il personaggio di un fumetto. Ed io per esempio, no? È difficile interrogare qualcuno quando iniziano a sparare. Bel posticino però, eh? Perché non riesco a colpirti, maledetto? Che sei invincibile, se... aspetta. Ma perché non riesco a colpirlo? Perché c'è un vetro? Non lo so. Più potente degli altri, ecco. Bobby perché è andato. Ora tocca a Ma. Premi R3 per aumentare lo zoom per colpi più precisi. Praticamente questo punteggio non ha paura di nulla. Ok, adesso facciamo un pezzo del prossimo, così ti faccio vedere l'interrogatorio. Purtroppo il suo emulatore non è tanto preciso in realtà, perché non è riuscita a trovarlo. Diciamo, devo switchare un po' tra varie modalità. La mia vicina John. Li ho seguiti allo zoo. È una trappola, ma non posso permettergli di uccidere John. Poi faccio un save state e riprendo la prossima volta. Dopo sta facendo caldo, ma dopo mi vado a bere un po' di gassosa. Anzi, gazzosa. Arriva il punitore. Per favore, no! Tutti in posizione, presto. E è la ragazza. È la nostra esca. Pronti! Col limone? Ottima idea.
Te lo dico no, io. No, no, con Podigino no. Già, chi si crede di essere? Sono in affari da 15 anni. Non mi può fregare. Non è nemmeno un membro della famiglia. Disturbo? Ecco, per esempio. Sì. Birra. Collabora all'alcol. Ecco, per esempio, no? Maledetto psicopatico. Merda, che male. Aspetta, dammi una chance. Posso aiutarti? Hai una possibilità, sfruttala bene. Capito? Se esageravi, se sbagliavi, finiva lì dentro. E poi vibra, capito? Divertente perché vibra il controller. Vabbè, io sono un po' stanchino. Vi saluto. Andiamo a bere questa gazzosa. Non scandalizzatevi, ma la birra solo analcolica la bevo, l'ho già detto tante volte. Se esageri lo ammazzi. Proprio lo triti. È violento questo gioco. Buonanotte. Ci vediamo, ciao. Facciamo save state. Ok. Ciao, buona domenica. Ciao. Buona domenica. Violento è violento, eh. Questo non c'è dubbio. Ciao, ci vediamo in giro su Twitch, ciao.